everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, il topic è molto peperino e sono qui con un ospite speciale, Luca. Ciao. E che è Licorice Beauty. Vi metterò ovviamente tutti i link nel box in descrizione. Ovviamente grazie di essere qua. Grazie a te per il nuovo invito. Ma adesso bando alle ciance, perché il video di oggi sarà un video, anzi disclaimer. Fatica, raga, ogni volta queste cose. Oddio santo. Se non mi piace un prodotto, non significa che io odio il brand nella sua totalità. E le persone che ci lavorano, no. No. Ovviamente abbiamo girato un video anche sul canale di Luca, quindi andatelo a vedere, ve lo linko qua sopra. Strabello, raga, guardatelo perché è strabello. Lei in difficoltà, io un plot twist, io raga, tutto in spolvero con questa base, ho amato. Prima di iniziare volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e partiamo con la lista dei prodotti bocciati del 2022. Chi parte? Allora parto io, okay. Cioè io sono molto abituato a fare questo video perché... Io no, non l'ho mai fatto, no, sul mio canale. No, io sono abituato perché ci sta, mi piace far vedere le cose belle e le cose brutte perché è normale. Allora, io boccio assolutamente, raga, la delusione più rovente a livello di ciprie del mio 2022 è questa cipria qua di Refai Water Based Powder nella tonalità 01. Allora, a me Refai è un brand che piace, mi piace il concept minimalista, non mi piace che sia tutto grigio perché fa un po' carcerina un pochino, però trovo che certi prodotti siano molto netti, cioè tipo anche il coso per fare le sopracciglia, cioè non è una cosa da tutti i giorni. Loro hanno fatto, raga, sta powder qua. Amo, io già la vedo, sembra tipo riso. Raga, è bagnata, ma amo, c'è acqua, tocca. Amo, ma che cos'è? Amo, è super super bagnata. Ma è sottilissima. E io vi giuro, guarda, se tu, amo, tipo prendi tanto il pennello, amo, esce bagnato. Toccalo. Amo, esce umido, raga. No. Ed è una cosa che ovviamente se tu vai a fare la base, ok, che bello il fresco. Però uno tonalizza incupendo il sottotono della base. In più, in determinate zone porta via tutto. Prodotto che boccio io. Amo, il fondotinta cambia colore. Ma voi, amo, tu non lo sai. Io quel coso, prima che diventasse virale, l'avevo provato su TikTok tipo l'estate scorsa. Cioè non questa. Quella, amo, sì, io non sapevo proprio minimamente poi sarebbe diventato tutta sta cosa. Però avevo provato quello liquido, non quello stick. Mm-hmm. Proprio il boccione. Amo, pessimo. Uno, perché adesso onestamente non esistono le magie non nel c'è make-up. La roba che va bene per tutti, non, raga, esiste, cioè... un prodotto universale per tutti, non c'è. Tra l'altro poi ci sono state anche poi delle polemiche su TikTok perché alcuni dicevano che era un correttore, alcuni dicevano che... Sì, perché viene venduto come fondotinta, però sul pack c'è scritto correttore. Da persona ovviamente scura di pelle, io vi posso dire che non esistono prodotti che cambiano da bianco e diventano marrone. Raga, ma la teoria del hell? Cioè, ma come si può pensare che... No, non spendete i vostri soldi e diffidate anche da chi promuove ste robe. Allora, io devo usare questo prodotto di Chiara Ferragni Brand, della sua linea make-up, perché è un illuminante in stick, c'è solo un colore. Quindi di base non è inclusivo e non... Bocciamolo. Cioè, non si può pensare di fare, secondo me, una sola tonalità. Raga, è super grassoso. È vero, sì, è molto grasso. Come cioè, è limitante sia come colore sia come formula. Come... Perché, cioè, se vedi la luminosità è ok, sì, però sì, è sta. Grasso. E se lo metti sopra, molto spesso, se non lo lavori bene, separa. Ah, ti sposta la base è sotto. È un po', cioè, non devi andare così, lo devi prendere, picchiettare, perché se fai ta-ta-ta-ta, leva. Un vero peccato, perché in realtà ci sono molti altri prodotti suoi che secondo me sono molto validi. Ed è uscito quest'anno questo?
Secondo me lo amo, ti sbagli. Vabbè, ma io l'ho acquistato e utilizzato quest'anno. Okay. Quindi tocca a te. Amo, non sei pronto. No, amo, dai. Amo la palette di Natasha Denona, quella pastello. No, orribile. Cioè, se non è per me, ovvio, per noi, per il nostro gusto, come ci trucchiamo, eccetera. Innanzitutto, per me lo schema colori, sono super d'accordo, è stra confusionario. 15 shades, no? Non ne puoi fare una marroncina? È per contestualizzare sui colori. Qui c'è rosa, bianco, celestino, viola, rosino satinato, questo verde acqua desaturato, un verde acqua, poi c'è questo rosso satinato. Amo, non è portabile questa palette. No, non piace neanche a me, infatti non l'ho provata. Non è una palette to go. Ed è una palette, secondo me, me lo sono proprio scritto, che una persona con la pelle scura può utilizzare senza accedere ad altri prodotti. Non è completa, per forza. Quindi non è una to go palette per me, ma anche per incarnati più scuri. No, cioè, no, non l'ho proprio capita come... Ma ogni tanto lei fa, se noti, anche la Circo Loco. Tipo la nuova, quella verde, quella salvia rosa. È già un po' meglio di queste. Però comunque non è sufficiente se vuoi fare un trucco strutturato. Io boccio assolutamente l'Instafluencer, l'Influencer Foundation, ve lo lascerò poi Lori qua, di SheGlam, che dovrebbe essere il dupe del Grapple Foundation di KVD, che a suo tempo bocciai anche lui. Ah, perché... ma per noi non va bene, ma lì non è proprio una questione di... Cioè, è proprio troppo grasso. No. In più, sinceramente, posso fare un'altra osservazione. Io non ho capito la comunicazione di questo prodotto. Cioè, perché mettermi il cerotto? Allora, ascoltami molto bene. Oh, sono qua, dimmi. Si vede se coprendo, non c'è bisogno dello scotch, no? Perché? E poi perché lo tolgono poi? Per far vedere in realtà sotto com'è la pelle la differenza. Perciò dico io, non si può fare a metà faccia. Ovviamente per esigenza di efficacia di contenuti si mette una vanga di prodotto per coprire un cerotto. Cioè, raga. Un altro prodotto che odio. Amo, questo lo odio, mi dispiace. No, sono d'accordo. Questa colla per le ciglia finte della Duo. Allora, si è seccata tutta. Sì, sì. È secco, guarda. Ma poi non ha il pennellino? Cioè, ci può stare, magari vuoi fare la colla scura, eccetera, però devi essere veramente preciso, perché se per caso sbavi è super messy, ti rovini il make-up. Sì, ma infatti, cioè, è complesso. O la metti prima sulle ciglia, ma anche lì devi mettere poco, perché se premi sbaglio sopra ti rovini il make-up. Un disastro. Questa è forse una delle colle peggiori uscite nella storia del beauty. Cioè, non ha proprio senso di esistere. In più, la formula si secca. E io questo non è che l'ho tenuto aperto. Cioè, io un giorno aperto ed era così. Molto meglio questa, sempre dello stesso brand, pazzesca. E allora io watch questo prodotto di Mulac. Ah, ma neanche io. Io ho visto gente nera promuoverlo. Che, si può, che è un brand con cui collaboriamo, eccetera, ma appunto è normale che non possa piacere tutto di tutto, ed è sacrosanto che ognuno abbia la propria opinione. Io questi prodotti pH reagenti mi diverto molto a provarli nei contenuti verticali, perché sono simpatici, fanno engagement, bla bla bla, però non sono fattibili nella vita di tutti i giorni per me. Uno, perché 90 su 10 su 100 la colorazione che esce è super pink, e poi è troppo grosso. Cioè, per dire, anche Espresso è un prodotto del genere, io lavoro con Espresso, amo i loro prodotti, però non mi piace. Ah, cioè, ma sì, sta reagendo, sì. Fammelo vedere sul mio. Non ricordo di chi avevo visto la DB, proprio Dark Skin che lo promuoveva. No, sì, no, devo dire che... Allora, posso dire, noi siamo, secondo me, influenzati dal fatto che abbiamo la pelle mista, grassa. Probabilmente questo, se lo indossasse qualcuno che ha la pelle secca, lo adorerebbe. Però io ho una texture così, ma lo metto sulle labbra, una roba del genere. Ah, vero, sì. Però non lo vado a comprare per metterlo sulle labbra, no, sincero. No. A proposito di prodotti per le... che quello non è per le labbra, però il Kylie Lip Oil. Ok. Io l'ho provato. Non mi sembra un prodotto così innovativo, onestamente. Cioè, io ho percepito molto questa viralità del prodotto. Ah, tu mi stai parlando di quelli tipo pack di Astra, giusto? Sì, quelli quello lì tipo scovolo di Astra, quello tipo rosa, quello sì, rosso. Sì. Ok, perfetto. Cioè, secondo me non è un prodotto così innovativo, non è un prodotto così performante. Mi sembra tipo un po' di olio che metti sulle labbra. Io l'ho trovato basic. Ecco, sì, cioè non capisco
il perché dell'hype di quel prodotto. E quindi, siccome io avevo delle aspettative certo, alte... Certo, perché poi è sempre così il meccanismo, no? Più te lo fanno bramare, più ti mettono il pepe al sederino, poi quando lo provi... Io faccio fatica ad utilizzare molti loro lanci perché proprio non sono portabili per pelle scura. Manca le referenze colori adatte a te, di sì, base. Sì, sì, sì. Non ti parlo di texture, ti parlo proprio di scelta di colori. Certo. Anche i rossetti, belli, però se volessi veramente portare qualcosa, o vado sul rosso, vado sul fragolato, però anche molte ragazze che sono venute a dicembre per il back swap, cioè loro portano Kylie, cioè che su di me è rosa, esci. Io ho acquistato un rossetto perché lei ha fatto un'integrazione di shades marroni. Davvero? Sì, e ovviamente io l'ho comprato subito, club back, ma ce ne sono anche quattro, sono. Di cui mi sembra una pure scura. Ora, ma quando? Amo, 2 mesi fa più o meno. Mm-hmm. Non è stato un lancione, o Kylie ha esteso i rossetti, ciao. Se vuoi la prossima volta te lo porto. Sì. Perché secondo me su di te è nude. Di me ha già un po' di intensità, ma su di te è nude, secondo me. Poi tu? Next one. Allora, io devo assolutamente bocciare le Ruby Juice di Neve. Sono delle tinte labbra a base super acquosa. Io le boccio semplicemente perché sono estremamente disomogenee, ma estremamente. Comunque, se avete le pellicine, per la mia esperienza, si va a incastrare, segnare. Cioè, sono veramente un prodotto molto molto borderline, perché è molto molto acquoso. Probabilmente non sono neanche capace io di stenderlo nella maniera corretta, però come mia experience purtroppo è veramente off. Poi allora, in generale a me le tinte labbra non sono mai piaciute. No, neanche a me. Perché io poi ho il labbro superiore che è più scuro e quello inferiore che è più chiaro. Quindi, cioè, sembra veramente che ho mangiato una fragola. Lei sì, capito che qui c'è rimasto ancora il rosso della fragola e poi qui non c'è più niente. I don't know, I look weird. Amo anche io brand italiano. Oh, succede. Amo i bronzer di Mesauda. Siamo nel 2023, non è più accettabile, secondo me, uscire con una linea di prodotti e considerare solo una nicchia di mercato. Beh, è super corretta come osservazione. Io quei bronzer li amo molto, cioè hanno veramente una texture, lo so, bellissima, amo, top. Però è il discorso, giustamente, è bene che ci sia anche comunque un feedback da parte tua in questo caso, perché spero possa essere di aiuto nel riformulare un'estensione di gamma. Anche perché secondo me appunto questo prodotto vale, è un peccato che tu non lo possa provare. Ed è sbagliato che tu non lo possa provare. Ma penso anche che magari ci sia anche il timore di lanciarli perché si ha paura di farli rimanere nello stock. Perché secondo me questo è un po' un il concetto ricorrente dei brand. Secondo me il problema sta molto nel come tu marketizzi un prodotto. Mm-hmm. Quindi se tu fai sapere alla community che il prodotto esiste, le persone lo comprano, perché io, come risultato pratico, con L'Oreal io ho fatto consulenza all'interno e facendo consulenza su come marketizzare determinati prodotti, le vendite sono cresciute tantissimo. È ovvio, perché almeno fai sapere che c'è. Io non posso dire le cifre perché come accordo non si può dire, ma raga, cifre molto alte, e io non ho né studiato alla Bocconi, non sono laureata, quindi veramente si parla di piccoli accorgimenti per far sì che un prodotto lo riesci a vendere. Ma poi di far sentire incluse più persone non ci vedo niente di contro, cioè perché no, why not? È brutto, capito, quando tu vedi un'uscita e dici ah vabbè, ok, io non la posso usare. Poi tu, secondo me, anche con Omar hai... Certo, io la vivo la sua discriminazione in diversi frangenti, proprio anche di conseguenza sulla mia pelle, perché stando con lui è fisiologico. E comunque sì, c'è una fatica a volte per trovare, ma tipo stava cercando il colore di YSL, raga, cioè li avevano sotto nel cassetto, cioè tutti tirati fuori, tutti verdi già, cioè uno glieli vuole darsi i soldi, esatto. E poi posso dirti, sì, black people, they spend a lot of money, ma ovvio, for hair, nails,
make-up. Amo un sacco, già solo che c'è la cosa della parrucca. Allora, io voglio, boccio assolutamente il correttore di Natasha Denona, il Transfix Matte Concealer. Mi fa una texture veramente da tribunale sotto gli occhi. Cioè, troppo spesso. E con le cipre che ho io, che piacciono a me, non reagisce bene. Cioè, non ottengo l'effetto piallato, ma è come se la cipria si... E quindi mi segna, non mi piace, non mi è piaciuto proprio. Anche perché io amo da morire la terra Sculpting Medium di Natasha Denona al buco. Amo l'illuminante Need a Nude Glow. Cioè, mi piacciono un botto i prodotti in polvere di Natasha. Questo qua mi ha deluso un botto. Manco il fondotinta mi ha fatto volare, però questo no. Ok, prodotto sempre italiano che su di me, secondo me, non funziona, oppure non lo so utilizzare io. Perché? Ma il Brow Ambition su di me non funziona. Ma tipo non scrive? No, vedi? Non è così, eh. Cioè, o è fallato, potrebbe essere che è fallato. Devo vedere se ne ha un altro. Perché, cioè, tipo, io mi trovo da Dio questo prodotto. O lo devi tenere in posizione a testa in giù. Perché molti, siccome è un prodotto liquido che ovviamente noi ci facciamo le brows in orizzontale, non da qua. E da qua dal massimo della performance, perché scende. Perché se di me ti dico, vabbè, che di base abbiamo... Ma quando mi ha truccato Dani, funzionava. Può essere anche, non so, lui ti ha fatto baking alle sopracciglia. Mi pare di sì. Perché può essere che tipo baking alle sopracciglia, più brow gel, più magari non sta a testa in giù. Ah, ecco cosa ha fatto lui. Lui aveva fatto così, che mi aveva fatto il baking alle bra, cioè aveva fatto opacizzazione e poi ha tipo usato un batuffolo per togliermi il prodotto. La rimozione dei residui con tutti i prodotti di questo tipo aiuta tantissimo. Ok, I will give it a try. Ah, ma io vedo lì un fondo che io amo. No, non puoi. No, posso. Non puoi. I can. Io boccio assolutamente la Maybelline Cream di Tarte. No, amo. Amo, sì. No. Sì. No. Yes. No. Perché, raga, amo, è top. Io ho proprio un gusto diverso. Cioè, a me la base troppo full coverage non mi piace, perché io ho la fissa che voglio che la texture dei prodotti su di me sia sottile. E io ho i pori, quindi non voglio che si evidenziano eccetera texture come queste su di me, se non vengono poi aiutate con agenti emollienti, una stesura di un certo tipo, cioè che sbatti. Purtroppo mi segnano un sacco e proprio la zona dei pori è brucia, cioè sembra buccia d'arancia. Amo, no. Allora, ti dico. Dimmi. Io, trasformazione incredibile, no? L'ho fatto solo con quel fondo. Ma giura? Assurdo. Sì. Ma ci hai riprovato? Io amo, l'unico dopo fondo che mi durava dalle 6 del mattino alle 9 di sera. Sì, è super long lasting, è proprio l'aspetto su di me che non mi piace. Comunque è allucinante, vedi? Cambia tantissimo. Allora, un'altra palette. Amo la palette. Detto Winx di NYX. Posso dire anche tutta la collezione? Amo, io. No, e anche ragazzi, quella di Avatar. Non l'ho, cioè, ancora provata. Io non la metto nei bocciati perché non ho provato né quella. No, io ho provato delle quella Winx, delle Winx. Però da esterno, cioè la palette di Avatar secondo me è brutta da esterno. Il pack fuori, ok, se sei un collezionista eccetera. Però i colori. Amo la Winx palette, non è inclusiva, un'altra palette, ecco, che non posso. Che le persone, eccoci, nere. Cioè, allora, tutti quei colori molto, molto teen, molto poco portabili. Io cerco dal prodotto, dalla palette soprattutto, che sia portabile nella make-up bag e che io non debba cedere ad altre mille cose. Beh, colori, certo, di transizione, nero, colore per la crisi. Ne un'altra. Cioè, esatto, cioè, e in più anche il pack, secondo me, non è... Mi sembrano uscite poco utili al pianeta. Can I say yes? Cioè, why? Cioè, perché? I don't know. Non lo so, perché NYX è un brand che a me piace, eh. Ci sono dei prodotti validi. Sì, cioè. But that palette is a no-no. Ma poi ne fanno talmente tante di quelle collezioni là che... Ma posso dire, in generale, le collezioni correlate a un film, un tipo, che ne so, mi ricordo che avevano fatto quello con i Doritos, like, stop.
Guarda, l'unica che tollero, ma perché io sono super amante, amo la collezione di MAC per Whitney Houston. Amo, sì. Però vabbè, lì ha un senso, amo, cioè, hai capito? È un'icona, è un'icona, una persona realmente esistita. Io voglio una cosa del genere. Same, totale. Secondo me il make-up è questa roba qui oggi. Questa la devo rivalutare. Amo, è bellissima, non so perché l'hanno discontinuata. Mi piace, ecco, basta. Non mi ci faccio neanche proprio. Invece voglio andare a bocciare, se mi permetti. Perché? Perché la skin tint di Rare Beauty? Allora, a parte che a me piace la coprenza bassa, ma questa proprio non copre. Sicuramente inciderà la presenza dell'SPF, ma è super bagnata. Mi piace l'effetto glow, you know, ma questo è bagnato. La stesura sul viso secondo me è un po' problematica, perché essendo talmente leggero fai fatica a targetizzare dove l'hai messo, metterlo in maniera totale e omogenea, perché io non lo vedo, raga. Cioè, non lo vedo. Amo la matita labbra di Makeup Revolution della collezione di Plastic Boy. Non scrive. Amo, io l'ho visto quel video. Non scrive. Amo, ma perché? Scusami se ti interrompo. La matita occhi di Rare Beauty. Io ho messo anche le palette qua, poi ne parliamo. Sì, idem. E allora parliamone. Le palette di Rare Beauty, secondo me, cosa che avevo scritto? Storia colori poco entusiasmante. Storia colori poco entusiasmante, pack poco entusiasmante. Amo il pack. Forma delle cialde poco entusiasmante, texture, zero tridimensionalità. Cioè i shimmer sono opaco col metallo. Che peccato. È veramente un peccato. Allora, a me Rare Beauty, se posso permettermi, nonostante sia bello comunque che c'è dietro una celebrity eccetera, a differenza di altri brand con lo stesso meccanismo, io percepisco che la celebrity dietro non è molto involved. Sono assolutamente d'accordo. E quindi poi questo si rispecchia sui prodotti, perché sono un po' anonimi, non te lo so. Io non l'ho mai vista col blu, col verde, che ci sta. Lei è sempre nude, amo. C'è solo l'eyeliner e il transition. Oh, lei è sempre nude. Secondo me sembrano tipo delle palettine proiettate dal 2000. I rossetti stick. La rossetti stick is very nice. C'è una bella formula, un bel rilascio colore, ci sta. Però amo il pack. Quel signorino astronauta. Amo. Poi io odio il grigio, odio il silver. Tutto, allora. Cioè, tutto. Allora, questa è la mia storia nel make-up. Questa è la mia storia, questa roba qua. Oppure no. Questo, posso tollerare questo? Sì, cute. Ma quella roba là un po' futuristica, è freddo, è un brand. È molto asettico, distante. Sì, hanno centrato perché l'universo di la roba allo spazio è proprio quel vibe sì. Lì, quindi se volevano... È distante, effettivamente. Sì. Ah, io volevo bocciare le color block di Huda Beauty. Cosa sono? Le mini, quelle con tutto il pack in gomma, quelle in 3D. Perché? Perché la pigmentazione è molto instabile da colore a colore. Quindi ci sono dei colori che hanno una pigmentazione di un certo tipo che non è neanche altissima, e altri molto deludente. In più la formula è particolarmente talcata, secca, polverosa. Cioè polverosa non nel senso di enjoyable, sai, bella ricca. No, è secca. I colori, ovviamente, per stare nello schema color block che ha fatto lei, hanno una bella percentuale di bianco. In più ci stanno dentro degli eyeliner sì. Che si attivano con l'acqua, che però sono più chiari rispetto a tutte le shades in polvere, quindi non si vede. Altre cose, amo, non sei pronto, amo questa, non stancato. Too Faced, Pumpkin Spice, Second Slice. Ah, io l'ho anche provata quella, però raga, veramente sono tutte uguali. Basta. Cioè, a me le ultime di Too Faced piaciute sono state la Born This Way, Sunstripped e quella prima nude, banalmente. Ma poi posso dire, sono passati 6-7 anni e tu ancora mi riproponi lo stesso packaging. È un brand che a me ha stancato come lanci. Che io spesso faccio la rubrica dei prodotti dei brand che hanno perso hype, e sebbene a me piace Too Faced soprattutto per i prodotti complexion e l'eyeliner e il mascara, molti dicono che è un brand che ha perso un botto di hype. Ma non si rinnovano. Io avevo un cassetto, ce l'ho, ma penso che lo svuoterò,
perché non lo apro mai. Cioè, terrò le cose iconiche, quindi per esempio l'eyeliner lo amo. Raga, è uno degli eyeliner più fighi. Più performanti. Quindi quello marrone, sì. Top. Bellissimo, bellissimo. Anche se molto sottovalutati, i loro lipstick non sono male. A me piacciono, sai. Sono belli resistenti, sì. Neanche scomodi. Sono buoni, però secondo me loro si devono rivoluzionare con le palette. Comunque, raga, se fate male le palette occhi, si sente a un certo punto della storia del brand. Guarda, i fondotinta, rossetti, mascara e palette come prima cosa. Poi vai con cibo, complexion, eccetera. Intanto non capisco perché non fanno... Allora, questa palette, per esempio, che è molto grande. Fanne una più piccola. Potrebbero farne una più piccola con dei colori essenziali. Magari farne tipo 3-4 con più gradazioni. Esatto. Perché non lo fanno? I don't understand. Neanch'io. E in più, allora, questa mi sa che adesso è di carta. Perché adesso non sono sì, più in plastica. Sì, è di carta. Sì, sì. Perché prima era tipo latta. Bellissimo che abbiano cambiato questa cosa. Però sembra ancora più cheap. Mi pare che non abbia nient'altro. Guarda, io ho proprio giusto un'ultima cosa e devo bocciare il correttore Gurepo. Anche io amo. Cioè, Gurepo di KVD. Uno, allora, non è per fare il bastian contrario che vanno virali a caso i prodotti, quindi non mi piacciono. Però comunque viene cremizzato in un certo modo. Cioè, io avevo letto essere idratante, coprentissimo. Ma dove che non copre? Appunto. Non copre. È proprio poco coprente. Questo non piace neanche a Melissa. E ti dico, non lo vedo neanche levigante così tanto. No, a me mi va tutto nelle pieghe. Non mi piace per niente quel correttore. Ma e tra l'altro io e Melissa ce l'avevamo messi entrambi nella bag. Mi ricordo dei bocciati scambiati. Sì, sì. Sì. Mi dispiace fino all'osso, ma piangere non posso. Mia mamma. Ovviamente adoriamo questi brand. Certo, cioè io Mulac adoro. Guarda, io ho il sex trainer qua. Prega, cioè voglio dire, è soltanto che... Mesauda questo per esempio, cioè, questo Mesauda qui. Mesauda la mando. C'ho la close up di Nabla, tutto. Cioè sono prodotti singoli che secondo il nostro gusto così. Non funzionano. Vabbè, io continuo a ridirlo perché è sempre un po'... Questo è il motivo per il quale io... cerco sempre di non dire cosa non mi piace. Ma io tipo quando non mi piace qualcosa non ne parlo, per non inimicarmi, capito? Ma si cerca sempre tanto il creator onesto, non vedo perché non... No, allora io sono molto diretta, certo. Onesta con la mia community. No, però dico, loro cercano sempre giustamente un'opinione relatable, sincera, eccetera, e la cosa che non piace è parte dell'experience. Altra cosa importante da dire, che sicuramente ci sarà qualche brand che ci starà guardando, che ci sono dei utenti che guardano i miei video quando a me non piace qualcosa è perché magari è per pelle secca e quelli con la pelle secca se lo comprano, dicono ah, a lei non gli piace quindi va benissimo per me. Ma ci sta, sì. Ma appunto, e infatti secondo me è giusto dare la propria valutazione anche sulla base della complexion, perché sa, ah, quindi io non ho quella pelle là, quindi per me è top. Quindi chi ha la pelle, per esempio nel caso secca, di Rare Beauty, esatto, secca, questo sta. Lo adorerà, sì, lo sì. Amerà, perché comunque rimane bagnato, è leggero. Pure questo, Sì. Sì, se avete la pelle secca probabilmente ci saranno molti prodotti che noi abbiamo menzionato che vi potrebbero piacere anche molto. Assolutamente sì. Domanda del giorno. Ditemi un prodotto che secondo voi era meglio se non usciva l'anno scorso. E scriveteci il perché anche io voglio... Certo. Sì, quindi diteci un prodotto che non vi è piaciuto, insomma il peggiore che avete comprato, che non vi siete trovati, e scrivete perché non vi è piaciuto, perché secondo me... come feedback i brand magari possono leggere, ma anche io posso capire, siamo curiosi di scoprire, no? Che cosa vi piace e che cosa non vi piace. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag bocciati. Il saluto di oggi va a Luca.orte. Ciao Luca! Ciao! Ti mandiamo un bacio enorme. Tra l'altro Luca mi diceva che sì. Fai parte anche della sua sì, community. Sì, super attivo, grazie. Sì, 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 è veramente, anche qua mi scrive sempre, è super super cute. Grazie mille per far parte della community, per essere presente, per supportarci anche, che è una cosa importante. A volte le persone non si rendono conto, ma cioè un commento... Sono parte integrante di sì, tutto, cioè, loro. Sì, cioè è importante per noi, non date per scontato che non vi leggiamo, io vi leggo. Cioè io. Luca è anche uno che legge e che risponde sì, anche. Sì, sì. Cioè leggiamo e vi rispondiamo. E quindi sì, grazie mille. E se anche tu vuoi essere salutato
puntato nel prossimo video. L'unica cosa che devi fare è seguire le nostre pagine Instagram, quindi seguite anche Luca, attivate le nostre notifiche, fateci sapere che ci siete e che fate parte della Instagram family e della family di Course Beauty. Siamo giunti alla fine di questo video, quindi questo significa che siamo stati bravissimi ad intrattenervi. Questo è un scrivete è très joli. Questo è il momento giusto per iscriversi e mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, così l'algoritmo capisce, dai, ma no, ci inizia a spingere sulla piattaforma, perché ragazzi è veramente uno stress, veramente, cioè il nostro lavoro è tanto bello quanto impattante a livello di ansia. Sì, se non hai un bel carattere ti mette troppo in discussione. Sì, sì, sì. Luca, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie per aver inaugurato con me l'anno. Yeah. E niente, ci vediamo al prossimo video, quando vuoi, sei mio ospite. Grazie anche tu. E devi venire, tu lo sai quando. Sì. Voi poi scoprirete. Surprise. Un video bellissimo in pieno stile Lori, quindi top. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.